Dal nord al sud d'Italia sono 700 i luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati, alcuni addirittura solitamente inaccessibili, a cui invece il FAI, Fondo Ambiente Italiano, con i suoi weekend d'autunno dà accesso e per questo riteniamo sia importante parlare delle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre dedicate alla 12ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Per farlo abbiamo in collegamento con noi Elisa Pasqualetto, responsabile proprio delle giornate FAI d'autunno. Buongiorno Elisa, ben trovata. Grazie Grazie. a te, grazie a voi per il prezioso lavoro che fate quotidianamente per rendere più accessibili e per valorizzare i tanti luoghi d'arte, di cultura o di pregio naturalistico che spesse volte magari sono anche inaccessibili, come dicevamo. Coinvolte oltre 300 città, 360 leggevo dal vostro sito, sempre molto aggiornato, ben curato. Ecco, allora raccontaci che cosa succederà in questo weekend e come fare per aderire alla vostra, alle vostre iniziative. Benissimo, grazie. Allora, innanzitutto è un weekend che si ripete da 12 anni nella sua edizione autunnale, ma sono ben 32 anni che proponiamo le giornate FAI perché l'edizione storica è quella delle giornate FAI di primavera. Quindi sono oltre 30 anni che il FAI organizza queste iniziative. Pensate, i luoghi che apriamo sono sempre diversi. Quindi è incredibile la varietà, la vastità del patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico italiano. E l'evento è sempre molto, molto partecipato perché sono oltre 500.000 visitatori che abbiamo in ogni edizione, quindi anche molto atteso. E grazie anche naturalmente alla visibilità che ci offrite, possiamo promuovere queste iniziative che pensiamo essere alla base della conoscenza del patrimonio culturale e quindi anche dell'affetto che noi abbiamo verso di esso, perché se non lo conosciamo non lo amiamo e quindi non ci sentiamo neanche coinvolti per restaurarlo, proteggerlo e valorizzarlo. Questa è proprio la missione del FAI, quindi queste giornate sono una sintesi di questa missione, anche perché poi la cosa più interessante è che coinvolgono i cittadini, le persone che sono presenti in tutta Italia, che sono disponibili e si adoperano per il FAI, no le nostre delegazioni, i gruppi FAI giovani che organizzano questi eventi e che animano i loro territori anche durante tutto l'anno. Siamo presenti in tutte le regioni d'Italia, quindi andate sul sito giornatefai.it e sicuramente vicino a voi trovate qualcosa di aperto, di nuovo da scoprire e che sicuramente vi può incuriosire perché poi ce n'è un po' per tutti i gusti. Ecco, le aperture non sono sempre le solite, ci sono anche laboratori, artigiani, luoghi di lavoro, oltre ai grandi palazzi, naturalmente, le ville, ci sono anche aperture di aziende, e passeggiate, anche passeggiate nel paesaggio. Ecco, se volete posso anche raccontarvi qualcosa di quello che verrà aperto, però secondo me la prima cosa da fare è proprio andare sul sito giornatefai.it e curiosare, iniziare a guardare cosa c'è. Il Noi tempo con l'aiuto sempre della che regia aperta. proviamo a farlo in diretta. Intanto mi piace sottolineare il grande merito del FAI, che è proprio quello di riuscire ad armonizzare un po' le tante peculiarità del nostro territorio, come dicevi proprio tu Elisa, no? Natura, cultura, storia, arte, e quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta e quando si riesce a conciliare in un unico appuntamento tutti questi aspetti, davvero possiamo tornare a casa arricchiti. In studio con me c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco che sicuramente condividerà con me questo ragionamento. Certo, ci sono veramente
luoghi da scoprire, scopri non a caso è il link che cercavamo, però io voglio guardare anche un po' più avanti, se me lo consente la nostra ospite che saluto e che ringrazio, perché ho notato che nell'ultimo fine settimana di questo mese a Villa Necchi Campiglio c'è un'iniziativa davvero di quelle che mi piacerebbe non perdere, chissà se attraverso i contenuti poi su YouTube la potrò vedere. La mostra del libro antico e raro. Come avete deciso questa iniziativa e soprattutto che cosa vi darà e che cosa darà a chi partecipa in più rispetto ad altre simili? Allora, questa è un'iniziativa organizzata dal FAI nazionale e che è al di fuori del programma delle giornate FAI di autunno che vivremo durante questo weekend. E è una, moltissime sono le iniziative che vengono organizzate durante l'anno nei nostri beni, nei beni di proprietà del FAI, perché ecco, la cosa importantissima che è veramente utile ricordare che durante le giornate FAI sono aperti 700 luoghi che non sono di proprietà del FAI, sono aperti anche i beni di proprietà del FAI, che sono oltre 70 in tutta Italia, e i beni del FAI sono aperti però tutto l'anno, quindi questa di fine mese, come tante altre, sono iniziative utili proprio per andare a scoprire, in questo caso Villa Necchi è un bene straordinario, meraviglioso, nel cuore di Milano, e sono iniziative che proprio arricchiscono già l'offerta culturale che c'è all'interno dei nostri beni. Quindi l'occasione del weekend prossimo è quella di andare a visitare magari luoghi che normalmente sono chiusi e che non sono proprio visitabili in assoluto, ecco, sono delle occasioni proprio uniche e irripetibili, mentre durante tutto l'anno invitiamo soprattutto a iscrivervi al FAI, perché l'iscrizione al FAI permette nel weekend di saltare le code e di accedere più facilmente a queste aperture, ma permette tutto l'anno di essere a casa nei nostri beni, perché gli iscritti FAI hanno l'ingresso gratuito sempre. Quindi sì, iscrivetevi al FAI, con l'iscrizione al FAI potete entrare gratuitamente sempre tutto l'anno nei beni del FAI. Infatti approfitto per ricordare, visto che noi siamo in Puglia, l'abbazia Santa Maria di Cerrate nel Salento, che è appunto uno dei 72 beni affidati al FAI per custodirlo. Io ricordo anche, appunto per altri motivi, addirittura l'orto a Recanati, un orto leopardiano. Quindi ci sono beni di ogni tipo e con grande, grande gratitudine, direi. Che torna la parola al nostro Tony, altrimenti mi dilungo troppo, ma sono No, cose non ti preoccupare. bellissime. È assolutamente un piacere che tu intervenga. Io invece stavo riflettendo sul fatto che il tesseramento al FAI è veramente facilissimo e comporta una cifra veramente simbolica. Ed è, credo, un bel gesto quello di sostenere quanti, appunto, come la nostra Elisabetta e tutto il grande team, la grande famiglia del FAI, si prodigano ogni anno per difendere il nostro bellissimo paesaggio, un paesaggio bello ma fragile tante volte, Elisa. Sì, l'iscrizione al FAI è un investimento per se stessi, perché ci permette proprio di, non solo nell'immediato, di vivere delle esperienze uniche, ma anche ci dà la possibilità proprio di preservare dei luoghi d'Italia per sempre e per tutti. Quindi grazie per questa spinta anche all'iscrizione e alla donazione al FAI, perché è quella che ci permette poi di continuare a organizzare questi eventi e continuare a aprire luoghi straordinari, a valorizzare, a restaurarli, a conservarli anche, a mantenerli, perché i costi di mantenimento sono veramente onerosi. Quindi l'iniziativa è organizzata proprio per questo motivo. L'altra cosa molto importante che volevo dire proprio sulla partecipazione, no? Perché è un evento che parla di luoghi fisici, ma
È un evento che parla soprattutto di persone, quindi di vite che stanno dietro, di storie, di persone che organizzano queste iniziative, che trovano i luoghi da aprire, contattano i proprietari, creano reti sul territorio, coinvolgono le scuole, perché i narratori principali di questa iniziativa delle giornate FAI di primavera e di autunno sono gli apprendisti Ciceroni, che è un progetto straordinario che è all'interno della fondazione da decenni, che forma durante l'anno gli studenti delle scuole secondarie, soprattutto per poi fare da guida agli adulti, pensate, durante il weekend. Quindi avrete anche la possibilità di assistere a queste visite di questi neo ciceroni, di apprendisti ciceroni, oltre naturalmente poi a tutte le visite guidate condotte anche da esperti, dagli stessi proprietari dei luoghi che si mettono a disposizione, perché le giornate FAI non appartengono al FAI, ecco, appartengono a tutti. Grazie, grazie Elisa anche per quest'altra bellissima iniziativa. Dunque, collegatevi al sito fondoambiente.it e partecipate scoprendo i luoghi e scegliendo quello, ecco, che magari è più vicino a voi o dove desiderate recarvi. Buon fine settimana del FAI, buone giornate FAI d'autunno. Elisa, a te, a tutto lo staff del FAI e a tutti quanti quelli che parteciperanno. Grazie, vi aspettiamo in piazza.